Questi seguono quelli dell'anno scorso, no? L'anno scorso abbiamo messo su strada 227 bus in tutta Roma, adesso ne stanno arrivando altri 328, altri 200 ne arriveranno nel prossimo anno, quindi ogni territorio avrà rispetto alle proprie rimesse una quota a parte. Su Ostia ovviamente abbiamo la necessità, tra l'altro, di attuare anche nuove linee, come sapete a breve partiranno delle nuove linee, quindi sta tutto quanto procedendo secondo quello che è il piano di concordato. All'interno del piano, sapete, c'è comunque una ristrutturazione di tutto il servizio e c'è ovviamente anche un'implementazione del servizio. Stiamo lavorando anche a un nuovo contratto di servizio perché, stante ovviamente il concordato, non abbiamo voluto nel 2017-18 fare un contratto di servizio che portasse un'offerta più alta. Adesso con il nuovo contratto di servizio stiamo già lavorando, l'obiettivo, l'indirizzo che stiamo dando è quello ovviamente di, soprattutto in periferia, di aumentare il livello di servizio, aggiungendo anche linee nuove. Per fare un esempio, ci sono quartieri che hanno soltanto una linea di collegamento con le linee portanti o con le linee su ferro. L'obiettivo è di dare almeno un paio di linee che portino in una direzione o in un'altra i cittadini con maggiore connessione a tutta la rete della città. Io credo che sia un nuovo segnale dell'amministrazione centrale sul territorio, ma soprattutto un passaggio importante perché queste linee andranno a rafforzare le linee già che ci sono all'interno del municipio, per cui saranno più veloci, saranno più pulite, saranno sicuramente più accoglienti, ma soprattutto permetteranno a febbraio di istituire la famosa linea che da Lido Centro arriva all'aeroporto di Fiumicino, che è qualcosa di straordinario perché non solo è una linea turistica, ma anche permette a centinaia, forse anche migliaia di lavoratori di potersi spostare con il mezzo pubblico e bypassare quello che è il CoTrA, che bisogna aspettare un'ora e che di fatto poi vede le persone andare a termine e tornare perché conviene. Sicuramente un segnale importantissimo e per quest'anno noi ne stiamo cambiando circa 50, sono autobus che vanno a sostituire quelli che sono adesso in uso via via e quelli sostituiti verranno rottamati. Quindi io credo che si conferma l'interesse di Roma Capitale nei confronti di questo territorio. È un ottimo segnale. Che mettiamo in servizio presso il deposito di Acilia che serviranno sostanzialmente Ostia, Casalpalocco, Castelfusano. Voi vedete qui tre mezzi, ma in realtà tutto lo schieramento dei mezzi nuovi si trova sul pontile. È un momento per noi molto emozionante ogni volta che veniamo in città, soprattutto nelle parti, diciamo, periferiche, quelle più lontane dal centro, e veniamo a mettere materialmente, a presentare nuovi autobus, perché quello che stiamo facendo è frutto di un lavoro abbastanza duro, durato 4 anni. È partito con una visione, che è quella di salvare la nostra azienda dei trasporti pubblici. Dico nostra perché ATAC, che sapete è l'azienda di Roma Capitale, è da sempre stata pagata con i soldi dei romani, quindi con i nostri soldi. Purtroppo qualche anno fa o negli anni precedenti le amministrazioni non hanno bene amministrato, per cui i nostri soldi li hanno un po' sperperati, hanno creato un debito mostruoso di ATA, che era arrivata ad accumulare oltre 1.300.000.000 di debiti, e tutto questo senza però fare tutte quelle attività che in un'azienda dei trasporti sono essenziali, tipo il rinnovo della flotta, l'ammodernamento di tutti gli armamenti sul lato delle metropolitane, rinnovo dei tram, insomma tutti questi soldi erano stati spesi ma non si sa bene per cosa. L'alternativa davanti alla quale ci siamo trovati era un'alternativa a nostro avviso drastica e inaccettabile. C'era chi sosteneva che ATAC dovesse fallire e dovesse soprattutto essere ceduta a privati, il che avrebbe significato mettere dei privati a gestire sostanzialmente in regime di monopolio, cioè come unico operatore il trasporto nella nostra città, mandare a casa gli autisti, gli operai, i dipendenti ATAC, parliamo circa di 12.000 persone, quindi 12.000 famiglie, oppure provare a risanare questa azienda. Noi abbiamo... i debiti che aveva accumulato nel corso degli anni e, oltre a tutto ciò, ha ricominciato le attività
che fanno tutte le aziende dei trasporti. Acquistano gli autobus, fanno le manutenzioni. Certo, come vedete, noi abbiamo messo in strada fino adesso circa 400 bus e quest'anno ne metteremo 328 nuovi, con una sostituzione di più del 50% della flotta. C'è ancora molto da fare, considerate che quando siamo arrivati viaggiavano su strada e stanno continuando a viaggiare autobus di 20 anni, mezzi troppo vecchi per viaggiare in città, tant'è vero che nessun'altra città del mondo ha dei mezzi così vecchi. Ci vorrà un po' di tempo per sostituirli tutti, ma noi stiamo lavorando un passo per volta per rinnovare completamente la flotta, per offrire ai cittadini un servizio degno di questo nome, per dare agli autisti che lavorano e che di fatto guidano questi mezzi, per dare dei mezzi che siano solidi, che siano validi, che non ovviamente insomma siano anche comodi per loro. E allo stesso tempo abbiamo riavviato le assunzioni, quindi stiamo assumendo nuovi autisti. Tutto questo lo stiamo facendo con quella che è una semplice gestione corretta del denaro dell'azienda, che è denaro pubblico, cioè denaro vostro e nostro. Sembra un miracolo, è quello che normalmente avviene nelle altre città, a Roma non avveniva, per cui siamo molto contenti di poter dire che questo percorso è stato intrapreso e stiamo iniziando a far risalire l'azienda. Ora, dove andranno in servizio questi bus? Chiaramente parliamo sicuramente di Ostia, parliamo di Casal Palocco, parliamo di Castelfusano, ma soprattutto una novità: dal 2021 avremo una linea dedicata ed esclusiva e potenziata tra Ostia e Fiumicino e tra Ostia e la FL1. Ci stiamo impegnando tanto.